Una stagione estiva complicatissima sul fronte immigrazione, quella che si prospetta sin d'ora. Lo ha detto il procuratore capo facente funzioni presso la Procura di Agrigento, Salvatore Vella, nel corso dell'incontro, dibattito che si è svolto questa mattina al liceo classico di Sciacca, che inevitabilmente ha toccato la tragedia avvenuta a Cutro. I fatti di Cutro purtroppo sembrano essere una riedizione dei fatti di Lampedusa di 10 anni fa. Se non si continua a comprendere che il contrasto all'immigrazione clandestina non è soltanto un problema di aule giudiziarie o di forze di polizia, ma anche una sua valenza umanitaria, continueremo ad assistere purtroppo a queste tragedie che diventano imponenti quando i morti li abbiamo sulle nostre spiagge. Ma non dobbiamo dimenticarci che ogni giorno abbiamo decine di persone che muoiono in questo nostro tratto di mare. L'Italia in passato ha fatto tanto, ha fatto anche oltre quello che erano le proprie competenze nel rispetto della tutela della vita umana in mare, che mi sembra essere ancora un caposaldo non soltanto del diritto internazionale e nazionale, ma anche della moralità delle persone che vanno per mare. Noi siamo uno Stato che è immerso nel Mar Mediterraneo. Non aver rispetto per le vite in mare, diciamo che è un controsenso per la nostra storia. Abbiamo dei numeri incredibili quest'anno. Se questa è la tendenza, alla fine di quest'anno avremo numeri che probabilmente non si sono toccati negli ultimi 10 anni per un aumento degli sbarchi che partono dalla Tunisia. Quindi la situazione da questo punto di vista è molto preoccupante per quello che riguarda noi. Detto questo è un fenomeno che ha ancora bisogno di soluzioni per essere in qualche modo gestito. Cosa rappresenta oggi la presenza di un magistrato del calibro del dottore Vella nella vostra scuola? Rappresenta sicuramente una grande opportunità, un'opportunità per far comprendere bene ai ragazzi, a tutti noi, qual è la problematica, nel vero senso della parola, questa problematica dei migranti che ormai da anni sembra senza soluzione e che in realtà non sembrerebbe neanche in via di soluzione. E la cosa è abbastanza grave perché, a parte il problema di queste persone che lasciano per vari motivi il loro territorio, la loro nazione, per cercare un futuro migliore, a parte questa problematica c'è l'altra più seria del rischio di morte nel Mediterraneo. E Cutro ce lo insegna, ancora oggi continuiamo a contare le vittime, a ritrovare le salme, è una ferita aperta. È una ferita aperta però nei confronti della quale non possiamo rimanere indifferenti o comunque considerarla come non l'ultima, possibilmente ce ne saranno delle altre. Dobbiamo prendere una posizione e i ragazzi è giusto che abbiano anche, grazie al procuratore Vella, oggi cercheremo di raggiungere questo obiettivo, abbiano la possibilità di capire come realmente stanno le cose, farsi una loro idea, che non sia l'idea trasmessa da un opinionista qualsiasi di una trasmissione pomeridiana alla TV, ma sia veramente l'opinione, l'idea di una persona che lavora in questo campo, che conosce le situazioni correttamente, quindi è in grado di dare delle informazioni corrette che, come dicevo, stimolino la riflessione e ci facciano capire in realtà quale potrebbe essere la soluzione a un problema che necessariamente ha bisogno di una soluzione. Non possiamo continuare a stare a guardare, ad ascoltare.